Concretamente questo progetto come si cala sul territorio locale? Allora, lo spazio civico individuato sul territorio della città di Potenza sarà il Parco Baden-Powell. Nel Parco Baden-Powell ci saranno delle attività sportive, chiaramente nei mesi primaverili, estivi ed autunnali, mentre nei mesi invernali utilizzeremo la palestra della Scuola Milani. Potrà partecipare chiunque vorrà, chiaramente gratuitamente. La società provvederà al tesseramento, provvederà ad organizzare gli spazi e gli orari e le attività sportive e anche quelle extrasportive tramite i partner che hanno aderito al progetto. Aprire questo spazio civico che è soprattutto sportivo ma anche sul piano educativo, lei pensa che darà dei risultati e potrà dare delle risposte alle emergenze culturali ed educative che stiamo vivendo? Beh, in questo momento la povertà educativa che vive l'Italia in genere, ma diciamo tutto il mondo, e in particolare la città di Potenza, è molto avanzata, quindi noi pensiamo che attraverso la pratica sportiva, attraverso la pratica di attività culturali, attraverso la partecipazione a laboratori ed anche a seminari che alcune associazioni partner terranno nell'arco di questi 2 anni, si potrà contribuire a migliorare, se non addirittura a risolvere, il problema educativo che c'è presente nella nostra città.